Un momento di riflessione, di ripensamento e di riorganizzazione dell'oncologia pugliese, che abbia come punto di partenza la rete oncologica regionale e i servizi territoriali. Questi gli obiettivi del terzo forum adriatico di oncologia in corso a Bari. Punto di partenza ai problemi dell'assistenza oncologica in Puglia. Occorre ripensare, è stato detto in apertura di congresso, alla relazione col paziente oncologico. In questo contesto appare importante il ruolo del case manager, che deve avere il compito di accogliere il malato e seguirlo per tutto il percorso della malattia. Una figura essenziale in un momento in cui, sul fronte della cura, si stanno facendo grandi passi in avanti. Molti tumori, possiamo veramente dire che stiamo cambiando la storia, è cambiata la storia naturale. In alcuni tumori c'è un raddoppiamento della sopravvivenza, era impensabile alcuni anni fa per quanto riguarda la mammella, il mieloma, alcuni tumori tipo anche il tumore del rene, e il tumore del colon retto. Adesso abbiamo un armamentario terapeutico molto ampio e abbiamo dei farmaci che più sofisticati, farmaci biologici che consentono di effettuare delle terapie personalizzate e quindi, se vogliamo, avvicinarsi un po' di più al malato, che è la cosa anche che riprende un po' il tema iniziale della presa in carico globale del malato oncologico. Il forum è organizzato dall'unità di oncologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta, dove la ASL BAT sta facendo grandi investimenti proprio in tema di oncologia. Stiamo costituendo a tamburo battente sull'ospedale di Barletta il polo oncoematologico, un posto in cui offrire cure integrate non tanto per la malattia, non tanto per l'organo malato, quanto per il malato.